Alle 10.40 il governo era al completo nella sede centrale del Dipartimento della Protezione Civile, luogo nevralgico per la gestione operativa dell'emergenza coronavirus, che in questi giorni riveste anche il ruolo di sede politica di gestione dell'emergenza. Per la prima riunione del comitato permanente tra ministri e presidenti delle regioni per fronteggiare la situazione in modo omogeneo e coordinato, come ha voluto il Premier Conte. Nella sede di via Vito Orchiano tutte le regioni si sono collegate in videoconferenza. Al tavolo anche il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus, Angelo Borrelli. Dalla sede operativa della Protezione Civile abruzzese all'Aquila è intervenuto l'assessore regionale Guido Quintino Liris, che ha appunto rimarcato l'esigenza di diffondere al più presto disposizioni unitarie per evitare chiusure e limitazioni confuse e non giustificate, mentre ha sollecitato il Premier Conte e il Consiglio dei Ministri a indicare come reperire i dispositivi di sicurezza, in particolare le mascherine con filtro omologato. Le prefetture stanno avendo in questo momento degli incontri con i sindaci, ben venga, lodevoli, ma con una grossa possibilità che stiano dando delle indicazioni differenti, ma l'attenzione credo che sia un po' per tutti quanti è capire come comportarci per il reperimento delle mascherine dei DPI, che certamente non sono la soluzione di tutti i mali, lo dico anche da medico, ma certamente sono un ostacolo al contagio. Parola d'ordine: evitare di andare in ordine sparso. E già ieri sera il dietrofront della regione sulla disposizione diffusa a inizio giornata che impartiva l'utilizzo di mascherine per l'utenza che accede negli uffici regionali. Questa sera, ha anticipato l'Iris annunciandolo anche al Premier Conte, si terrà intanto un incontro in regione con il comitato ristretto dei sindaci e le prefetture abruzzesi, mentre il presidente Marco Marsiglio ha inoltrato un'ordinanza per disporre l'obbligo per chi proviene dalle zone rosse italiane del coronavirus di comunicarlo ai dipartimenti sanitari di riferimento. Nel caso in cui ci sia